faccio una brevissima presentazione dello spettacolo perché forse non è conosciuto da tutti. Si tratta di una commedia musicale che narra gli episodi salienti della vita di San Francesco. C'è anche il dramma di suo padre che non condivide molto la scelta che Francesco ha fatto, e tutto viene narrato in maniera abbastanza brillante, abbastanza spiritosa, senza però perdere di vista quei valori importanti che vengono così portati al pubblico, vengono lanciati, sono messaggi anche abbastanza attuali. È importante ricordare che questa commedia è stata rappresentata da professionisti per circa 7 anni e viene ancora rappresentata. Noi abbiamo ripreso i testi originali e da dilettanti, da amatori del teatro, ve li riproponiamo. Vi accorgerete che non sarà una cosa facile sia cantare, ballare, recitare con i testi che, ripeto, vengono proposti da professionisti. Comunque abbiamo fatto il nostro meglio, le critiche di ieri sera sono state molto benevoli, sono professionali, e quindi lascio a voi adesso i protagonisti dello spettacolo con l'orchestra e il coro. Mi l'ha regalato il nostro
figliolo. Ladro pure isso. E ladro ci sarete voi. Strozzinaccio. Va via, gente. Strascinata da Sisi e Dindoni. Va via. Ciao, una schierata. Va via. Ma io, non so, matto di briaca, e sputo! Aiuto, andiamo qua, aiuto! Eccola qua, la roba mia, che fine che fa, guarda qui! Le perle ai porci, anzi, che dico, alle porche! Ma che ne sanno loro di quanto sudore ci sta qua dentro? Pensate, questo velluto andà in Francia a pumbrare. Bambò, assisi in Francia quanti cambi di cavallo per strada, quanti? Di questa seta? Per questa seta, per un giorno intero, li tecai sul prezzo. Tira e molla, e quell'altro ha bullato perché è svenuto. E di questa seta me ne ha rubata una pezza pure lui, sto ladro, sto falso. Per regalarla, indovinate chi? E regalarla ai lebrosi. Immaginate voi questa bella seta sulle bustole dei lebrosi. E lui è un solo schiaffo. E non gliel'ha mica mandata. Gliel'ha portata. Gliel'ha tagliata addosso. Gli ha fatto l'usato. Persino. Perché io arriverei pure a capire, padre. Far del bene. Ho mandato pure io. Fanni vecchi, scambuli, stracci, tutti stracci. All'ebrusario, all'ulebrusario. Gli abitanti lì questa sul corso. All'ebrusario, all'ebrusario le fuori. Mandarci poi di persone, ed è l'umassimo. I lebrosi bussano, parliamoci chiaro. E lui, dopo averli vestiti, carino, carino, se ne è scelto uno, lo più brutto scommetto, e sa che gli ha fatto? Sa che gli ha fatto? L'ha baciato! Per me questo, come dite voi oggi, ed è esibizionismo, esibizionismo, tutto attaccato, una parola tutta intera. Perché baciare proprio un leproso? Ci sono tanti malati gravi in questo mondo, io non lo so. I diabetici, gli infartati. Perché dico io, non baci uno con l'aria struzzata? Almeno è pulito, ed è pulito quello. No, questo si è imbondato. No, ha voluto baciare un leproso. Perché, come dite voi oggi, il leproso fa notizia. E certo, verrà un vittore un domani che metterà un fatto sui muri. Francesco bacia lo leproso. Certo, Francesco che bacia uno malato della mia struzzata e non faria lo stesso effetto, no? È chiaro? Bibo stufato, che bibo, stufarzotto. E poi mi parla lui di umiltà, mi lancia la roba, i calzari che puzza che bestia. Ora ditemi voi, che può fare un padre con un figliolo così? Si mette lei nei miei panni, lei, quello lì, quello, tutto quello che ringra, lei, si mette lei nei miei panni, no in questi che ho del 200, nei panni di un padre, di un buono padre di famiglia. Anche se per me potrei pretendere qualcosina di più da questo scambio dei panni, che lei a guardarla mi soffia, non la via. Occhi e croce mi dall'aria di qualcheduno che non conta niente, mentre io Assisi sono più potente, lo più ricco. Non dico così. Manderino, fallo sapere. Comunque guardi, mi voglio abbassare. Si metta lei nei miei panni, chiaramente d'un padre di famiglia, d'un buon padre. Una vita, tutta una vita intera. Da principio quasi non mangiare, poi a farmi furbo, a lucrare, a negare persino l'elemosina per mettere da parte per lui, lui là, il mio figliolo. Come del resto avrà fatto lei da buon padre per il suo, perché un padre che fa? Fa tutto per un figlio. Perché fosse ricco e diventasse cavaliere. E non gli mancassero le avventure, le donne e l'elmo piumato. E volevo che nascesse e crescesse in
mondo di velluto e di seta. Anche la madre francese gli obbligava. Perché venisse carino, ciumizzo, sestatello. E da giovanotto potesse cantare lo provenzale sotto le finestre delle più belle donne d'Assisi. Per un po' di tempo c'è stato lo yogo. Sembrava che la pappa buona gli facesse. Poi tutto un tratto, matto, scatenato. Non l'era sbattuto la testa, gli era cascato per le scale. È un pazzo, che niente da fare. Ma è matto. E lo provate tutti, sa. Tutte quante lo provate. Perché? Che devo da fare come padre per recuperare sto figlio che perde la strada giusta? Per stradello tutto. Pensate che come padre gli ho rotto il muso a forza dei cazzotti. Quando era in guarigione gli ho rotto un andrò. Lungatenato pure. Ora lo denuncio, come ladro e come ribelle. Tanto che gli fa la vergogna, già ci sta. Io Francesco, con i miei compagni, Fran Massero e Frate Maggio, miei discalzi, sempre in viaggio, sulla strada polverosa, poco pane per mangiare, tanta terra per dormire, rondinelle del Signore, è un consiglio il vostro cuore, e sulla strada, strada stretta, polverosa, che porta in cielo. D'ogni cosa saremo senza. Se sorella provvidenza non venisse incontro a voi, perché siete di quelli che non hanno paura, perché siete di quelli che non vogliono niente, 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 e non comprate, e non vendete, e non prestate. Yeah.
mio frate! Speranze mie.
Per paura di essere
giorno dopo giorno, lì ad ammucchiare i lucchesi d'oro, l'unico amuleto che tiene lontana la paura. Se sentite le regole dei niente, tutti fratelli. E che vuol dire tutti fratelli? Caino non era fratello? E dopo Caino, dopo quello che ha fatto lo furetto da mele, tu ti fidi ancora? Ostia, che pelle dura che c'hai, eh? Ecco il punto. Fidarsi della vita, del prossimo. E io, un gran mercante, mi dovrei fidare? Credere? No, ne. Io non ce l'ho scritto sull'uscio della bottega, io ce l'ho scritto qui, sulla fronte. Non si fa credito. Potrei dire sul cuore, ma te fidi tu? C'è il cuore? C'è st'amore? E va dicendo, ama lo prossimo tu come te stesso. Già. Ma se io ogni una mattina mi specchio e dico, Bernardo, quando mi fai schifo? È giusto che anche sto prossimo mi faccia schifo. O no? Ma che pretendi? Che io me stesso mi faccia schifo e che gli altri li ami? Non mi convince, non mi convince, sto discorso dove va, non mi convince. E poi, sai che te dico, mi convince? Sta tranquillo, che quando avranno fame, torneranno a casa, te lo dico io, perché mal de panza farai un'afa. Yeah.
Caccarelli. Ultimamente a Sisi c'è un giro d'uccelli, non si visti mai gli uccelli. Che? Dimmi un po', ci messo meno sale di ieri. E ieri ho seccato tutte le cannelle da Sisi. Ci vuole un dito, ma tranquillo. Ma non è la testa. Non te ne avuti mai. Dimmi, Giangiosa, secondo te, lui, con gli uccelli, ci parla? Sì, l'ho inteso io. Bene, fin quelli, Doti. Le galline no. Quando mi dispiace per le galline, che farà a far noi per lo dispiacere? Cinguettano, ma come se parlassi? L'ho inteso io! E io non so né matta né embriana! Beh, tu, Luce parla e io me li mangio! Luce, fratelli! Bene, io mangio i miei fratelli! Sono un cannibale! Beh! No, no, vuoi una coscetta di fratello? No! Senti un po' che parla, che parla di schifo, lo schifo in persona, la puzzola ambulante, la strascinata da sì. Ma più da tempo, mettiti sempre in sfruttamento. Secondo te, il Papa, dimmi un po' saputa, il Papa li mangia i tordi? No! Il Papa? No! Zitta stupida! Il Papa mangia tordi a pranzo, cena e colazione! È un cannibale come me, lo Papa! E ma che ne sapete? Chi me l'ha detto allora? La logica! La conosci la logica? E no, se sono matta! Ecco, punto! Questa è la logica! Imparate una cosa, no! Punta, dai! Ora dico, se quel matto del mio figliolo dice che i tordi, fringuelli, pappafighi sono tutti fratelli, e se il Papa, che il Papa se li mangia, quel matto dà delle regole ed è cannibale, cioè dà del cannibale a un Papa. Dunque, è un insolente e nello stesso tempo è esso un eretico. Allora che aspettano? A fermarlo, a pigliarlo, a incatenarlo, a metterlo in prigione? O si ha ragione lui, Cengiosa, perché i tordi non si rivelano? Perché le pernici non vanno a Roma in corteo? Perché le beccacce non invadono San Pietro e tirano giù dal trono per il gran mangiatore di fratelli che è un Papa? Ma che sto? Che io non ci capisco più niente. Neanch'io. Senti che razza di novità. Non si riesce a fargli capire sto figliolo che razza di sbaglio che sta. Non si riesce, pure tanto sveglio da ragazzino, non gli ascolti alle merende. Non si riesce a riportarlo sulla retta via. Non torna, non si ravvede. Tutti fratelli, meno che io, pure sto buio qui. E quella povera donna là, che piagna in francese. Ma senti poche razza di domande, se ne me la fa! Certo che gli voglio bene, mia moglie! Ma lui, dice che il bene è tutta un'altra cosa. E allora, il bene, che è? Il bene,
Bene, non lo so nemmeno io, è un'altra cosa. E allora, il bene, che è? Yo!
città. Yeah.
sul più bel cavallo d'Assisi che io gli avevo comprato, quei soldi che io avevo risparmiato. Lo trovate, non c'è dubbio, lo trovate. Oppure, lo va a pensare un padre. Oppure gli fecero la fattura i miei mercanti invidiosi con le loro mogli specchie e stendate che gli sgocciolano naso, che tu momento Assisi ci sta l'umidità con questo sgocciolio che tengo in cina rossa. Stendate sgoccioloni, stendate sgoccioloni, e si lo manda a dì, e si lo manda a dì, me lo conosco. A casa di un padre, le notte, prima che cominciasse a rubare, che mi cominciava a rubare a me, dentro la stanzetta sua, parlava con un altro, di là, io e la madre, del qua dell'uscio, a San Dì, con l'orecchia appoggiata sulla porta. Esso parlava e un altro certo gli rispondeva, ma noi del qua non sentivamo niente, insomma l'orecchia così veloce. Insomma, esso parlava e certamente un altro della lontano che gli rispondeva, insomma, recca francese e recca sisana, non ti sentia sta voce lontana. Insomma, è come di... se non avessi addosso sti tubanni del 200, diria che stava a parlare con quell'aggeggio. Ah, allo telefono! Ma siccome allora sto benedetto telefono non c'era, non era stato inventato, è matto, ve lo dico io che è matto, chi volete di più? E allora, io datemi, amico mio, nel buschi sempre. Allora, aiutami tu per cortesia, aiutami, ecco, ecco, era lui il matto, no io, era lui! Queste contrade sono
Io non lo so, però lo gridano tutti quei spadoni, mantelloni, tiranole! Io gliel'ho anche domandato a una di quelli là. Ma che vuole Dio? E lo sapete che cosa mi ha risposto quello? Mi ha risposto: zitta, brutta scema! Ah, allora una è scema perché vuole sapere che vuole Dio. E poi, chi gliel'ha detto a loro che lo vuole Dio? Dice una cosa a Francesco, che la vuole Dio, tutti dicono che è male. Se invece si mettono in piedi a strillare che Dio lo vuole, tutti gli vanno dietro e diventano milioni. Allora, per non essere matti, bisogna essere in tanti. Infatti io, che sono sola, sono una povera scema. Tirole, tirole! Quell'ingenuo lì, anche l'impossibile.
possibile sfidò. E col cordone del saio su, quel gran sultano a Carapio, quel gran sultano a Carapio. Tu Francesco in terra santa, scasso spegnerà. Tu Francesco alla tua guerra, come vincerà? Senza spada né corazza? Ma che crociato sei, con un saio un crocifisso, come finirà? Mo! In terra santa, te ne va. Thank you.
forza muta di ogni Dio, del suo e del mio.